Bene amici, sono Piaz e questo qui è il secondo episodio in modalità Survivor. Ho deciso di non modificare il gioco in vostra assenza, però questa volta ho dovuto farlo. Ho deciso di cambiare dimora, perché quella lì faceva un po' schifo. Vabbè, anche adesso, visto che è un rifugio, cioè un primo rifugio, quindi verrà modificato ovviamente. Comunque, sostanzialmente ho rimesso le stesse cose, solamente che hai messo a posto. Bene, sono più o meno le stesse cose, magari qualche pezzo, qualche unità più di lana, vabbè, comunque non è grave come cosa. La prima cosa da fare è quella di crearsi un bel letto, perché ovviamente il letto è molto utile, perché in caso di morte ripartirò da qua. Dipende poi, perché mi sa che se... ah, posto di mio, se cazzo è vero. Se muoio dovrei finire la serie, però se muoio in questo episodio, cioè, inutile finire la serie. Magari se arrivo a 20, 25, 30 puntate e poi muoio, prima cosa mi girano un po' i coglioni, perché in 25 puntate raccolgo di tutto. Però in fondo questo è il gioco, ragazzi, quindi bene. Ora la prima cosa che ho deciso di fare è quella di crearmi una sorta di, come dire, una miniera in casa. Quindi inizierei a scavare in questo modo io. Aspettate, mi creo un'altra spada. Ho poco legno, dovrei andare a raccogliere del legno. Allora, raccogliamo del legno. La cosa bella del Survivor è che io non modifico nulla, ripeto, a parte questa volta, e quindi le cose all'improvviso, non è che mi penso cosa fare. Perché il primo episodio l'ho pubblicato un'ora fa, sto già facendo il secondo, cioè per me è bello fare, cioè a me diverte fare episodi. Ho visto dal primo video che comunque addirittura leggo dei commenti che dicono bellissimo, continuo, cioè a me fa un piacere enorme, ragazzi. Cioè io continuerei, se non muoio, guardate, cioè io continuerei fino a che non arrivo a 15.000 puntate. Peggio, farò concorrenza a Beautiful. Sto 39 serie di 15.000 puntate l'una. Bene, dai, ora stronzate a parte, raccogliamo il legno. C'è una pecora, sono anche livello 3, perché ho trovato più pecore della prima volta, strano, c'erano tipo 20 pecore. Simpatica la texture, non ci avevo fatto caso. Ah sì, ho cambiato la texture pack, ho la nuova Bordercraft, molto bellina direi. Cioè, mi complimento con coloro che l'hanno inventata o modificata, perché non so se era già un progetto, cioè io non so nulla, l'ho solamente installata e basta. Però mi piace, dai, anche il legno, potete vedere, ci sono, l'interno è più chiaro, il tronco è molto più reale. Giorni fa ho provato a mettere la texture pack di default, cioè c'è una differenza abissale, ormai io ho preso occhio con questa e cioè mi va, cioè, è davvero qualcosa di spettacolare questo a confronto a quella di default. Bene, penso che abbiamo raccolto abbastanza legno. Ci siamo capitati... ok, sì, 29, dai. Trasformiamo questo legno, anche se... 58, ma che cazzo, aspetta, è impossibile. Ah, 64, che mi pareva strano, ho detto. Ok, potrei dire... potrei iniziare magari a farmi... che ne so, un bel po' di stick. So, facciamo 64 stick, così siamo a posto per un bel po'. Riuniamo il legno. Ho raccolto anche un po' di fiorellini. Le torce ci sono. Farei anche questo io con un click. Altre 10 qua, facciamo 5-5 e ci mettiamo a posto con altri 20 stick. Cioè, alla fine gli stick sono sempre utili per creare nuovi utensili. Beh, allora ci... aspetta, iniziamo magari posando tipo la lana. Tutte le cose che non ci servono adesso, tipo la lana, i fiori, sapling e il carbone sì, invece, perché magari mi servono delle torce là sotto, il legno 64, il legno 84, stick e 8 unità di carbone, 29 di cobblestone e si può partire. Ah no 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 no, devo farmi, allora devo farmi, dai, un quarto d'ora. Allora, iniziamo magari facendomi
tre picconi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So anche contare fino a 3. 1, 2 e 3, ottimo. Poi diverse spade, 3 spade. Sono sicuro che incontrerò di tutto là sotto. Tanto 1, 2, 3. E penso basta, dai, comunque le spade ci sono, i picconi ci sono. Lagga, ma perché? Ma che palle. Ogni volta che registro lag, quando gioco in single player mi va che è una bellezza. Dai, iniziamo a scavare. L'idea sarebbe quella di trovare alcuni materiali. Meglio ancora se troviamo un dungeon. Come saprete tutti, sapete bene cosa sia un dungeon. Per i nuovi arrivati, se ci va bene, scoprirete direttamente cos'è. Evito in... cioè, non... Ah, che culo. Non ve lo descrivo io perché magari dico qualche stronzata e quindi evito semplicemente. Abbiamo trovato del ferro. Scusate se non si vede un cazzo, però aspettate un secondo. Ah, metto una torcia solo perché... Ecco, è finita, lo sapevo. Ok, continuiamo. Bene, aspetta, no, sì, ok, giusto. Ogni tanto metterò delle torce. Che cazzo, mi sono spaventato. Mi si è girato il mouse da solo. Mi è sembrata una scena dell'esorcista, ho detto, che cazzo è successo? Bene, continuiamo a scavare. C'ho già paura io. Sicuramente ora incontro un mostro alato che sputa fuoco e sangue. La ricerca di un dungeon, insomma. Comunque, il ferro l'abbiamo trovato. In questo episodio spero di riuscire a ricavare un po' di oro. Cioè, diciamo, io mi do dei preobiettivi. E se riesco a finirli, bene. Se non riesco a finirli, non è che piango, però. Cioè, va, è un peccato. Comunque, finché non muoio, si prosegue. Quando muoio dipende, se muoio in questa missione, in questo episodio, cioè, piuttosto dormo nel letto, almeno mi rispawno lì. Cioè, poi vabbè, non è giusto fare, dipende, vabbè, dai, dipende come... Dipende, se gli episodi vanno, ricomincerà un'altra serie di survival, magari la 2.0. Trovato il carbone. Cioè, io consiglio a tutte le new entry, ormai vi chiamo così, ragazzi, di Minecraft, di crearsi una miniera in casa in modo tale da non allontanarsi troppo dalla propria dimora. E comunque, come ben vedete, trovare tutti i materiali che vi servono comodamente. Comodamente da casa. Potrebbero ingaggiarmi per fare quello di media shopping. E basta stronzate, dai, raccogliamo il carbone. Quanto carbone, oh. Aspetta, qui c'è un gradino, sì. E lo sapevo, cioè. Raccogliamo tutto il carbone. Ok, raccogliamo. Saranno una ventina di unità. Ero a 8, sono a 24. Ce n'è un'altra lì. Altre due. 26, ecco, ne ho raccolte 18. So anche contare. Spero che sia giusto il conto. Sì, è giusto. Mi stavo ricontando. Per non fare una figura di. Per non fare una figura. Allora, continuiamo a scavare, scava di qua, scava di là. La mia idea è stata quella di trovare un dungeon. Non so, cioè, ci sono diversi dungeon in Minecraft, però non si sa mai, cioè, non è così scontato trovarne uno. Perché nei dungeon solitamente si trovano materiali, tanto carbone, tanto ferro, si può trovare del diamante, dell'oro e della redstone, dipende a che profondità si trova esso. Se si trova a 5 cubi di altezza della mappa. Ovviamente partendo dall'alto non potete aspettare di trovare il diamante. Qui abbiamo fatto bingo. Perché abbiamo trovato sia il carbone da questa parte che il ferro da quest'altro lato. E quindi direi di raccogliere tutto. Sta andando abbastanza bene. Direi di raccogliere tutto col ferro. Si possono fare diverse... Ancora carbone. Quanto carbone? Diverse cose. Una di queste è appunto riscaldarlo, cuocerlo più che riscaldarlo. E creare degli utensili più resistenti, esempio un piccone in ferro. La prima cosa che mi farò penso sia una spada in ferro e un piccone in ferro, anche perché l'ascia in ferro e la pala in ferro non sono essenziali, però comunque la spada è abbastanza importante perché più avanti si incontreranno dei mob e quindi prima lo uccidiamo meglio è. Piccone in ferro invece è molto più utile rispetto alla spada, secondo me, perché con esso si può raccogliere materiali più preziosi come l'oro. Il diamante, se mi capiterà più avanti, spero,
Vi mostrerò anche come sto trovando 500.000 unità di carbone. Beh, raccogliamo tutto. Mettiamo una torcia perché probabilmente ce n'è ancora un bel po', ma non lo vedo. Oddio, quanto carbone. Sai che mi gioco un piccone solamente a raccogliere il carbone. Dovete stare anche attenti quando scavate, perché se scavate per diverso tempo, quindi romperete numerosi blocchi, potrete trovare della lava e cadendo in essa perderete tutto il vostro inventario, perché si brucerà. Cioè, se morite, non so, per via di un mob, se tornate in quel punto, il vostro inventario sarà tutto lì. Se morite invece per via della lava, potete salutare il vostro inventario. Quindi una volta che trovate qualcosa di prezioso, tipo diamanti, oro, se potete tornate, mettetele in una cesta, così il tutto si sa quanto carbone c'è. Mi ci faccio torce fino al 2017. Cioè davvero, ho rotto un piccone in pietra per raccogliere solamente il carbone. Mamma mia! Cioè non ho mai trovato tutto questo carbone io così vicino. Cos'è? Boh. Cioè è bello che il carbone... Cioè, sai, anche dentro. C'è davvero troppo carbone. Boh, vabbè, meglio così, dai. Cioè, se abbiamo superato le 64 unità, beh, ottimo, direi. Ottimo, ottimo. Bene, raccogliamo ancora, ma Dio. Basta, dai, cioè, vorrei anche andare avanti. Devo stare un quarto d'ora a raccogliere il carbone qua. Ho rotto un po' le scale. Allora, continuiamo il nostro percorso. È assurdo, oh. Sì, vabbè, ora lo lascio qua a sto punto. Sì, ora lo lascio qua, dai. Dai, boh, ciao, non mi interessa, c'è troppo carbone. Il carbone va sempre raccolto, solo che a me non mi va in questo momento, quindi continuiamo in questo modo, ok? A me non va di raccogliere 500 unità di carbone. Quindi ho fatto fuori un piccone. Sì, ho 90 unità di carbone adesso, quasi 100. Però ho rotto un piccone. Come col ferro, come siamo messi qua? Dov'è il ferro? 11? Mica male, potrei farmi già una spada in ferro. Questo è quasi un pensierino, farmi la spada in ferro però. Ma sì, dai, andiamo a farci la nostra spadina in ferro. Poi è molto utile anche questo qui, a scale. Poi più avanti magari potrete abbellire questa vostra miniera con delle scale fatte per bene. Il carbone potrei utilizzarlo per cuocere per bene. Non so mai dove va uno, dove va l'altro. Solitamente. Ecco, ok, perfetto. So, aspettiamo qui che si riscaldi. Intanto io poserei un po' di carbone qui, così in caso di morte. 32 unità di carbone quale abbiamo. Direi di creare altre torce. No, no, qui altre. Oddio, la porta si chiude sempre. Direi di creare un po' di torce ancora. 70, abbiamo 37. Ne abbiamo qui altri 44, sono 81 unità di come si chiamano, di torce, torcio, sì, torcio, aspetta, torcio. Ma perché si apre quello che vuole? Andiamo tra gli ingottoni. Ah, ho sbloccato un obiettivo, yuppie. Ok, ora mettiamo gli stick in questo modo, 1, 2, e ci creiamo un bel piccone. Così almeno... io li confondo però questi. Lo metto qua così si riconosce. E no, mi servono due per due, sì, per fare la spada. Ecco, qui ne abbiamo tre. Ok, posso fare la spada. Il resto li lascerei qua, tanto alla fine non è che mi servono ad altro. Bella la spada. No, 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 cosa sta facendo? Ma perché? L'ha fatta la spada. Ma no, ma sono stupido allora. Aspetta. Uno. Ma ah, le ho buttate. Ah, le ho buttate. Mi pareva strano. Ok, la spada è qua. Ok, l'abbiamo presa. Il piccone. Piccone. Il pezzo di ferro lo lasciamo qua. Qui come siamo messi? Tre, dai, veloce, dai. Manca uno. Il carbone possiamo riprendercelo. Lo posiamo. 50. Ma quanto carbone abbiamo? Vai, ne lasciamo altri 25 qua. Ho toccato il microfono, scusate. Ho toccato col dito. Boh, perfetto. 5 unità di carbone. Ma ce l'ho questo carbone, eh? Lingotti di ferro, sì. E abbiamo spada, tre spade, due picconi. Procediamo.
È bello buio là sotto, eh. Dobbiamo trovarci un mob. Speriamo di no, perché non mi va di iniziare a combattere già da adesso. Direi di mettere un po' di torce, tanto il carbone c'è, quindi. Boh. Ok, dai, proseguiamo. Mi si apre il menu da solo. Ah, sfrutto questo momento per rispondere a alcune delle vostre domande. Molti di voi mi chiedono dove trovo i server. E li trovo su Minecraft Server List. Ovviamente sono tutti account premium. Ah, e già che sono rispondendo anche a questa domanda. Sì, ho comprato il gioco. L'ho comprato anche perché in questo modo posso entrare in tutti i server e anche le missioni inerenti alle griffate saranno più frequenti, anche se i server sono sempre più protetti, c'hanno ormai tutto, cioè non puoi neanche entri, ti chiedono nome e cognome, dove sei nato, perché sei nato, come eri vestito, quanti figli hai, sei appena nato ma ti chiedono già quanti figli hai, di che colori hai i capelli, cioè ti chiedono di tutto, cioè non puoi fare nulla, quindi. Cioè, non so proprio se ho fatto bene a comprare il gioco, però ormai i 20 euro li ho versati. Quindi, quel che è fatto è fatto. Io spero di trovare qualche dungeon, anche perché sennò qui mi stufo a scavare come un fottuto. Mettiamo un po' di torce. Oh, ho trovato, ma ecco, i flint, che nei server non si trovano mai per creare degli accendini, e qui invece ne trovi quanti ne vuoi. Beh, non creo neanche un accendino perché sarebbe uno spreco di ferro alla fine. Cosa mi serve qua un accendino? In modalità survivor. Sì, per accendere il fuoco, ma devi trovare la pietra del Nether. Cioè, come faccio a trovarla? Forse si può. No, no. Però dire stronzate, sto zitto. Ah, ok, ragazzi, quanto devo scavare qua? Si è bloccato un secondo. Probabilmente qualche aggiornamento. Sì, a breve lo trovo, me lo sento. Allora, mettiamo un po' di torce. Allora, un centinaio, ma è un quarto d'ora che scavo. Non vorrei fare un quarto d'ora di video. No, lo lascio lì il carbone. Basta. Questo qui devo raccoglierlo per forza, ma non lo raccolgo più. Basta, ti lascio lì due, devo raccoglierne tre, vabbè, dai. No, non lo raccolgo. Quando risalirò, forse. Cioè non mi va di raccoglierlo. Prima ho raccolto 70 unità di carbone, ho usato un piccone intero. Lo lascio lì, poi quando mi servirà lo userò. Lo raccoglierò. Spero davvero di non utilizzare un video per creare una miniera, perché sono arrivato alla terra. Non so quanto manchi ancora, cioè spero non molto. Solitamente i dungeon si trovano a una certa altezza, qui sto scavando come un babbo. Oh, dai, scaviamo, non so, ormai siamo arrivati fin qua, continuiamo. E anche questo piccone se n'è andato, salutiamo. Azzo, l'abbiamo trovato.